Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con App, il nostro settimanale di attualità. Questa sera parliamo di agricoltura. L'abbiamo fatto qualche tempo fa, quando ve lo ricorderete, parlammo dell'olio, del problema che c'era perché non c'era proprio produzione di olio. A me piace ogni tanto parlare di agricoltura perché credo che sia una cosa importante e credo che anche questo Paese, non il Paese Abruzzo, ma il Paese Italia, forse dovrebbe dare. Maggiore attenzione all'agricoltura e magari spingerla di più, perché se c'è un'Expo 2015 che tratta del cibo, che comunque è figlio diretto dell'agricoltura, insomma, probabilmente non è solo un bigliettino da visita così da spendere per un'Expo internazionale grandissimo, dove c'è un grandissimo giro di soldi, ma probabilmente ci si può vivere e magari si può dare il lavoro. Allora, questa sera parliamo di agricoltura, ma anche di territorio, del governo del territorio, perché ne abbiamo viste tante in questi giorni dopo l'ondata di maltempo del 5 marzo e voglio partire proprio presentando una persona che è un'imprenditrice agricola, in un un'azienda agricola, lei è il marito vicino Cellino, ha patito particolarmente per i problemi, per i danni causati dal maltempo, eh, però insomma non si sono arresi per niente. Allora sono molto contento di ospitare questa sera qui ad AP la signora Maria José Morasa della fattoria Gioia di Valviano di Cellino. Buonasera e benvenuta Buonasera. a Maria Cosè Perché poi vedremo anche cosa l'ha resa popolare in questi ultimi giorni questo video su YouTube. Tra un po' lo andremo a rivedere. Poi sono molto contento ovviamente di ospitare qui Ad Up. Ed è la prima volta eh, che viene da assessore regionale, è, è venuto tante volte a Teleponte. come e sindaco di Torano, adesso l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe. Buonasera e benvenuto buonasera, Assessore. Buonasera, e poi abbiamo i tecnici, gli esperti del mondo dell'agricoltura a Teramana e non solo il presidente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, Roberto Battaglia. Buonasera, buonasera e benvenuto, ci ritroviamo così come ci ritroviamo con Massimiliano Volpone che buonasera, è il direttore della Col diretti provinciale dell'Aquila e di Termo, a doppia carica. Volpone, non so se quella deriva anche dalla spending review eh, Volpone, vero? Sì. <ride> anche quella. <ride> Va bene, l'importante è stare sul pezzo e lavorare eh, bene. Allora io farei proprio questo eh, passaggio perché io quando ho visto il video che ha girato eh, Maria José eh, lì, proprio a due passi dalla loro azienda a Valviano di Cellino, con questa frana che aveva portato via la strada per raggiungere l'azienda la, agricola, insomma sono stato colpito come molti di noi, quindi abbiamo usato anche quel video, usato in, in maniera buona per fare un pezzo per la nostra televisione e portare l'attenzione di tutti, così come l'ho fatto io l'hanno fatto in tantissimi eh, colleghi. Allora, c'è poco da spiegare, lo andiamo a vedere e poi sentiremo ovviamente Maria Cosè, perché credo che i problemi non è che so siano stati risolti, vero? Piano piano. Piano piano, però c'è ancora qualche Problema, credo mm. che ancora non è possibile passare con auto normali lungo quella con strada. Con gli stivali. Con gli stivali sì, vabbè a piedi anche prima. Mm. Eh, vabbè. Allora, vediamolo questo video che abbiamo preso da YouTube, così come ehm, questo è stato registrato, è stato realizzato domenica 8 marzo, era il giorno della donna, è una donna, eh, rappresentava i problemi. Di quella zona vi ricorderete che giovedì 5 marzo ci fu il nevone, continuò a, ne a nevicare, anche venerdì 5 marzo e di lì a poco è cominciato a crollare il nostro eh, territorio, ne sanno qualcosa gli amici di Castiglione Messer Raimondo, di Ripe di Civitella, ma di tantissime zone della nostra provincia e della nostra regione, del Pescarese e del Chietino. Eh, vediamo questo video. Vai. Buongiorno, siamo la fattoria Gioia, a Celino Tanasio contrada Valviano. Siamo, qua vedete i tubi dell'acqua, siamo senza acqua da una settimana. Abbiamo le capre, le mucche, i maiali, gli stiamo dando l'acqua sciolta della neve. E abbiamo anche due bambini, e sta finendo anche l'acqua potabile per noi. Abbiamo anche un gasificio, perché facevamo il latte, il formaggio prima, adesso il latte lo stiamo buttando. I bambini non vanno a scuola da tre settimane, prima ancora della nevicata, perché c'era stata una frana importante su una strada comunale, il sindaco non ce l'ha fatta, ha chiesto aiuto al prefetto, non ha avuto risposta però. In questa emergenza mi dicono che il nucleo di gestione emergenza è stato sciolto perché l'emergenza è finita, quindi siamo completamente abbandonati. Oggi è domenica, qua doveva esserci il ruzzo doveva esserci il presidente della regione, noi siamo da soli. Il sindaco ci dice che non ha soldi per riparare la strada. Ieri hanno aperto un passaggio di emergenza a piedi, come potete vedere dietro, ma sta già cedendo di nuovo. C'è una voragine di 3 metri di profondità e i mezzi non riescono a detrovare. Il presidente del Ruzzo si è offerto di mandare di far venire un autobote, ma non arriva fino a qua. La prefettura mi ha chiesto a me che cosa fare, perché senza strada non possono arrivare, la protezione civile non può arrivare, siamo completamente abbandonati, aiutateci. Beh, il video è molto efficace, la, come dire, la segnalazione dei problemi. Eh, ha molta dignità nel, nella sua rappresentazione, in quello che ha detto Maria Cosè, è quasi giornalistica, insomma non sta lì a pietire chissà quanto e lancia un grido di aiuto. È passato un po' di tempo, da allora so che è stato lì anche l'assessore Pepe, ovviamente il sindaco si è dato da fare, ecco, la situazione com'è cambiata poi di lì a qualche giorno se è cambiata Maria Cosè? Allora, intanto, l'emergenza per quanto riguarda l'acqua, che era più drammatica in quel video, sì. è stata risolta anche il giorno stesso. La domenica stessa sono venuti i tecnici del Ruzzo e, dopo tanto sforzo, sono riusciti a riallacciare l'acqua. Quindi, eh, l'emergenza più grossa è stata, è stata superata: superata. Diciamo abbastanza sì. presto. Dopodiché, eh, veniva l'emergenza di muoversi, di uscire, e come trasmettere la difficoltà che avevamo con una frana così grande. Il comune comunque nel nostro comune non siamo solo noi a essere in difficoltà, tutta la zona di Valviano nel comune di Cellino Atanasio ha sofferto danni importanti e quindi eh, l'amministrazione comunale ha dovuto provvedere a risolvere diverse situazioni e certo. non poteva concentrare tutti i mezzi da noi. Quindi ehm, è venuto l'assessore Pepe la sera del martedì, e il mercoledì sono venuti del Genio Civile e Protezione Civile a fare un sopralluogo e il giorno dopo si è iniziato a fare dei lavori. Sono stati messi dei gabbioni con delle pietre per coprire questo buco immenso, mm, quindi un, quando ha smesso di piovere si è potuto passare in mm. macchina. Questo ha durato due o tre giorni. Adesso che, piove di, adesso che piove di nuovo eh, io ho preso gli stivali e farò un tratto a piedi, questa è una cosa che si può anche fare vista l'emergenza in cui si trova tutto sì. il territorio non solo comunale. Quello che è più difficile fare è portare avanti un'attività quando per due o tre settimane c'è difficoltà di far arrivare quello di cui abbiamo bisogno: di far arrivare il camion per portare i capretti al mattatoio. <coughs> perché adesso arriva Pasqua e non abbiamo modo per, per, per lavorare come si deve. Questa è un po' la grossa difficoltà. Quindi sono stati fatti degli interventi, il problema Però è molto non sono stesso. Risolutivi, insomma. Il problema è stesso, eh sì. non bisogna abbassare la guardia perché se si fanno degli interventi di emergenza e non con un minimo di previdenza alle prossime piogge, fra la prossima pioggia siamo ancora di nuovo qua. Sì, mm. e non sta piovendo neanche in maniera, chissà, adesso eccezionale no. adesso, però mm. i problemi continuano ad esserci. Mm. Allora, partiamo da qui, Assessore Pepper, che, perché mi sembra un collegamento diretto proprio alla terra. A chi fa l'agricoltore non è una grande azienda, una grande industria, che ha eh, il, che ne so, i terreni in Argentina e produce lì e poi vende qua. No, sono agricoltori come Maria Cosè e zero. allevatori a chilometro zero, così come anche il presidente della CIA. E c'è il governo del territorio, un territorio che forse non ce la fa più a sostenere l'agricoltura, che è un controsenso, no? La campagna che non, non ce la fa a sostenere l'agricoltura è davvero un controsenso il nostro territorio regionale si è reso molto <coughs> molto fragile e le ultime vicende hanno tragicamente eh, segnato tutta la vita regionale. Tanti comuni, tanti sindaci si trovano davvero in, in difficoltà enormi. Noi della Giunta regionale abbiamo, abbiamo saputo del problema della signora Maria, ci siamo immediatamente messi a disposizione del sindaco e dell'azienda agricola in maniera particolare. Io la sera del martedì mi sono recato presso la loro azienda e il, il giorno successivo è arrivato l'ingegnere del, del Genio Civile e il sabato stesso hanno iniziato i lavori, il venerdì mi sembra hanno fatto una prima gabbionata adesso devono procedere a farne un'altra per cercare di consolidare un primo passaggio possibile verso l'azienda le condizioni atmosferiche ancora non ci consentono no. di completare questo primo intervento ma eh, il Genio Civile che voglio ringraziare, l'ingegnere Catitti per quanto riguarda la provincia di Termo si è reso immediatamente disponibile per Portare a una prima soluzione di questo problema perché lì abbiamo non solo l'azienda Gioia ma anche altre famiglie coinvolte, quel passaggio è necessario per arrivare a diverse famiglie e diverse attività. Vorrei anch'io sottolineare la dignità e lo stile dell'azienda Gioia e della signora Maria in maniera particolare perché si sono rivolte alle istituzioni con un atteggiamento assolutamente positivo, sobrio ed educato. Uh, ma le difficoltà in regione sono tantissime, in questi giorni stiamo registrando la frana di Ripe di Civitella sì. davvero gravissima, così come tante altre in regione Abruzzo. Noi il giorno 6 marzo stesso abbiamo chiesto come giunta regionale lo stato d'emergenza, Il Presidente si sta attivando col governo centrale per cercare di avere fondi, i primi fondi necessari per intervenire a queste gravissime situazioni che abbiamo registrato in tutto l'Abruzzo. Nonostante questo in questi sei mesi noi abbiamo dato delle risposte a diversi comuni con un intervento di 300-400 mila euro a ogni comune che avessero avuto difficoltà enormi per quanto riguarda il dissesto, così come per la viabilità abbiamo cercato di dare un primo sollievo a 120 comuni con dei piccoli interventi sulla viabilità così. Alcuni milioni di euro li abbiamo destinati alla viabilità provinciale e quindi li abbiamo destinati alle quattro province. Vi possiamo assicurare che le difficoltà sono davvero tante, sì. le emergenze tantissimo, l'impegno della giunta regionale, del governo regionale, della, di tutta la struttura, del genio civile ma anche della protezione civile è enorme ma ci rendiamo conto che le difficoltà sono davvero davvero tante. Ci siamo preoccupati innanzitutto dell'incolumità delle persone, delle aziende e quindi, come nel caso della signora Maria, dell'incolumità dei capi sì. che queste aziende hanno, ovini, caprini, bovini. Abbiamo chiesto anche l'intervento in alcuni casi anche del Corpo Forestale dello Stato per l'approvvigionamento necessario per le aziende agricole. Io mi sono recato in diverse aziende agricole della nostra regione perché tante hanno davvero subito dei danni enormi. E grazie a diffusa, eh, un diffuso senso di solidarietà, soprattutto nel mondo dell'agricoltura, voglio sottolinearlo. Tante aziende sono state, tanti capi di bovini sono stati riparati in aziende vicine e circostanti che hanno dato una disponibilità e un senso di solidarietà molto forte e molto apprezzato da tutti. Ci stiamo impegnando, il lavoro è ancora tanto, eh, le risorse sono purtroppo molto. Eh, limitate, ma il, a cominciare dal governatore D'Alfonso, tutta la Giunta e tutto il governo regionale è impegnata per cercare di superare nel miglior modo possibile questa fase emergenziale con l'aiuto delle province e dei comuni. Io sono stato sindaco dieci anni mm -hmm. di una piccola comunità e posso capire benissimo come il sindaco di Cellino e tanti altri sindaci che hanno solamente da gestire tante emergenze senza nessuno strumento. Allora, ehm, ovviamente noi partiamo da questo eh, dato, anche perché ha colpito un po' e ha emozionato un po' tutti, per parlare di agricoltura eh, fondamentalmente non sarà una trasmissione sui danni causati dal maltempo, ma parleremo di agricoltura. Però solo una curiosità, i bambini sono tornati a scuola. Eh, grazie a questa solidarietà di cui parlava l'assessore, ehm, stiamo scoprendo delle famiglie. Che non conoscevamo tanto, c'è una famiglia del paese dove vanno a scuola i miei figli. Loro vanno a scuola a Montefino, una scuolina piccola che lotta per sopravvivere. E quindi, mandando i nostri figli in questa scuolina, pensiamo anche di contribuire alla sopravvivenza di questo paese. E quindi, una famiglia di questo paese, vedendo il video, ci ha chiamati e ci ha detto: portateli da noi il tempo che ci vuole, quello che ci vuole, purché vadano a scuola. E quindi. Mm, I miei figli sono con questa famiglia, li ho sentiti prima di venire qua, rientrano il venerdì a casa, si può sempre imparare sì. le esperienze. Loro sono molto contenti lì e mi dicono che non sanno se vogliono tornare da noi. <ride> Però per, il, per la mamma e il papà magari è un bel disagio emotivo no? che i figli stiano fuori dal lunedì al venerdì. Cerchiamo Però, di avere un atteggiamento cioè, un po' positivo in questa situazione. Ci credo, ci credo. Allora, um, mentre vediamo le immagini con i figli di Maria Cosè del marito Maurizio, vero? Sì, Maurizio. Um, allora, i danni sono stati tanti perché noi, insomma, l'altra volta ci siamo lasciati con l'olio e poi cercheremo di capire se migliora qualcosa per la nuova stagione olearia. Ma um, questi danni si sommano a disagi già patiti? Ne veniamo fuori, sì. Sì, eh, io innanzitutto eh, la riflessione che mi pongo Prego. da è l'estrema dignità con cui sta affrontando la problematica Maria, devo dire che eh, in queste ultime due settimane presso i nostri uffici tantissimi altri agricoltori che hanno aziende magari non colpite con la stessa intensità di Maria, però stanno vivendo situazioni simili, è quello che Riportano una mancanza di attenzione eh, sia in, in questo momento sia eh, negli anni pregressi, perché eh, molti danni in realtà sono frutti del malgoverno del territorio. Eh, gli eventi meteorologici anche di due o tre anni fa hanno lasciato delle ferite sul territorio che a tuttora non sono state mai riparate mm. e queste vanno e queste vanno a aggiungersi a, agli eventi causati purtroppo dal mattempo dell'inizio di marzo. Ora il problema che mi pongo da, da persona che abita ovviamente qui in provincia di Teramo è questa qua. Noi siamo fuori da un inverno che è stato anche abbastanza piovoso. Il terreno in questo momento è saturo di acqua. Mm. Se la primavera non volgerà al miglioramento, eh, quelle frane che si stanno innescando sul territorio, di cui un esempio l'azienda della collega, in realtà aumenteranno. Sì. Eh, qui si viene sempre a parlare poi, nel pubblico con gli è amministratori. La primavera che piove. Sì, sì, poi eh. in primavera ovvio Quindi. si accentono, ma si va sempre a parlare di situazioni che sembrano essere. Eh, figlia di un momento che stiamo vivendo, in realtà sono il malgoverno del, del territorio perpetrato per più di 20 anni di tempo. Ora queste ferite non è semplice risanarle perché come diceva prima l'assessore ma anche i sindaci che ho avuto modo di contattare in quest'ultima settimana non ci sono soldi nelle casse delle amministrazioni. So. Però a mio avviso bisogna Vuoi cercare di... quella, certo, bisogna cercare di non arrivare a queste situazioni sì. perché poi dopo è ovvio che porvi rimedio non è semplice allora Attento sì io vorrei sentire questo, anche no. Volpone in ah, questo sì, primo sì, sì, giro sì. così poi tanto allarghiamo abbiamo tempo fino alle 22.30 staremo insieme Massimiliano Volpone credo che quello che diceva il suo collega della CIA Volpone è il direttore della col diretti dell qui a Teramo eh, no, un po' c'entri l'obiettivo, giusto? Quello del governo di questo territorio e del mal governo assolutamente, del territorio, assolutamente, che c'è stato negli anni. Sì. Condivido in parte ciò che è stato esposto dal Presidente della CIA, io però farei una distinzione tra situazioni eccezionali e situazioni ordinarie. Nelle situazioni eccezionali, logicamente, bisogna far fronte a delle emergenze e io ritengo che ci dobbiamo adoperare tutti quanti e fare squadra a tutte le istituzioni per far fronte, per ripristinare una situazione di normalità. Ma il problema, a mio avviso, è la situazione ordinaria, dove l'abbandono del territorio o la disattenzione verso le problematiche del territorio stanno causando degli abbandoni di tanti terreni, di tante aziende che automaticamente determinate situazioni si vanno a verificare perché non c'è più un governo del territorio stesso e un governo diretto delle acque. Una volta le aziende si preoccupavano di governare queste acque anche con semplici solchi oppure delle semine o delle lavorazioni fatte in una certa maniera. Oggi purtroppo questo non avviene perché tante popolazioni, o meglio tanti agricoltori, tante aziende chiudono e tanti territori si stanno spopolando e questo è un vero problema. Noi dobbiamo fare in modo che la politica agricola ritorni a considerare il territorio un elemento importante e consenta alle imprese e agli imprenditori di rimanere sul territorio e di fare reddito. Il problema è questo, dobbiamo consentire che l'uomo rimanga sul territorio e governi le acque. Sì. E tuteli e manutenti il territorio stesso e lo dobbiamo mettere nelle condizioni di poterlo fare attraverso un reddito degnitoso da trarre dalle proprie imprese e salvaguardando queste imprese tutto da una serie di fattori, tipo gli animali selvatici o altre cose, che distruggono il reddito di queste imprese. Se non mettiamo le aziende in queste condizioni, automaticamente il territorio si spopola e sempre più saranno soggetti. Zone, queste zone, a questi danni. A questi eh danni allora, abbiamo messo tanta carne al fuoco con questi nostri primi, anzi, vostri primi interventi, adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, avete visto anche un messaggio scorrere, sì. perché noi prendiamo messaggi, poi daremo risposta, sentiremo anche eh, l'assessore Pepe su quella sollecitazione eh, che c'era in quel messaggio, li potete inviare, ovviamente brevi. Eh, possono essere domande, possono essere considerazioni al numero che vedete in sovrimpressione appena torneremo dopo la pubblicità. Eccoci che rientriamo, allora vi dicevo, questa sera parliamo di agricoltura perché si fosse messo proprio solo ora davanti alla televisione ehm, con gli ospiti eh, che vedete, l'assessore regionale Pepe, il presidente della CIA Battaglia, Maria Cosè Morasa della Fattoria Gioia di Valviano Vicellino di e il direttore di Coldiretti L'Aquila e Teramo Volpone. Eh, C'era un messaggio prima, il primo messaggio che abbiamo visto e diceva perché non ci fate fai complimenti anche a Dino Pepe, eh, non ci fate eh, ripulire i fiumi, prendere eh, la legna così anche noi puliamo che ne so, una porzione di territorio. E poi però ecco il suggerimento ai tuoi politici. E poi chiedeva però anche a Pepe ma perché D'Alfonso con la Z va con l'elicottero? D'Alfonso innanzitutto è il governatore della nostra regione e lui per motivi di tempo ovviamente mm. i suoi spostamenti sono tanti e anche la sua voglia e volontà di essere presenti sui problemi delle nostre comunità regionali mm -hmm. ovviamente a volte utilizza anche, anche l'elicottero soprattutto in questi momenti così difficili di gestione del territorio Lo pagherà lui. ma ovviamente mm. <ride> anzi molte volte è ospite non di, lo qualche, paga di qualche proprietario vabbè, di qualche sì, che senso, si era rende disponibile. Pure, assolutamente una polemica per perché fare. dice che quel proprietario era di elicottero è di Forza Italia, di un altro partito. <ride> quindi, vabbè, Però quel proprietario di elicottero si rende disponibile verso il governatore della nostra regione che è il primo servitore della nostra regione. A parte queste, ehm, queste riflessioni. Noi, sul, sul discorso che faceva il Presidente della CIE, che è importante, non abbiamo avuto rispetto negli anni della nostra natura, del nostro territorio e molte volte abbiamo costruito dove non bisognava costruire, abbiamo utilizzato malissimo eh, i nostri fiumi, i nostri corsi d'acqua, non li abbiamo rispettati, le nostre scarpate, una serie di eh, errori circa la gestione del territorio, anche dal punto di vista agricolo. Come Volpone, Quando dice così noi, Assessore dice noi tutti, nel senso noi, tutti, noi cittadini o i politici. Ovviamente gli amministratori hanno una responsabilità molto forte eh, in quanto hanno approvato nei rispettivi consigli comunali eh, i piani regolatori che sono l'origine di questa gestione a volte errata eh, del nostro territorio perché abbiamo costruito ove non bisognava costruire. E questo è successo in tutta Italia, tant'è che i risultati li vediamo oggi e noi siamo costretti a rincorrere tutte le difficoltà e tutte le emergenze che ci sono nel, nel nostro territorio. Per questo la nostra maggioranza in Consiglio regionale sta sviluppando un progetto di legge sul consumo di suolo. Noi non dobbiamo assolutamente più consumare altro suolo. Dobbiamo rispettare la nostra natura al massimo, possiamo valorizzare, razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e dobbiamo riconvertirlo ove necessario per fare in modo che si rispetti di più e meglio la nostra natura. Un altro processo che stiamo cercando di sviluppare è quello dei contratti di fiume. Noi molte volte abbiamo utilizzato i nostri fiumi in maniera errata e i fiumi non ci hanno rispettato, soprattutto con una serie di esondazioni, una serie Beh, sì. di difficoltà. Un tempo il fiume veniva rispettato dai cittadini e dalle comunità e ed era uno strumento utile di ricchezza anche per il mondo agricolo. Purtroppo questo non è stato più possibile, negli ultimi decenni eh, si è avuta una gestione dei nostri fumi assolutamente errata e negativa e questi sono i risultati. Noi dobbiamo ricondurre tutta una politica che rispetti in maniera forte e determinata il nostro ambiente e la nostra natura. E gli agricoltori in questo contesto possono svolgere un ruolo determinante Bene. per la cura del nostro territorio. E nel nuovo piano di sviluppo rurale ci saranno misure atte oh, a fare questo. Ecco. E ci fermiamo qua perché vogliamo capire che misure ci sono e che fondi ci sono per gli agricoltori. Intanto era un messaggio eh, quasi privato per Maria Cosè, però è anche pubblico in quanto eh, fa riferimento al fatto che Maria Cosè, insieme a tanti altri eh, produttori, amicoli eh, o trasformatori come nel caso del caseificio che hanno eh, Maria Cosè e il marito Maurizio lì a Valviano di Cellino e quindi la produzione di formaggi, chiedeva se domani sarà il mercato contadino di Teramo, quello gestito dal GAL in Corso Porta Romana, ci sarà? Non è facile, Si vorrei Ci vorrei essere. Eh, intanto solo un chiarimento, il, il mercato contadino quindi è fatto da produttori, si sì. può anche essere trasformatore ma tutti i prodotti che sì, portiamo sì. al mercato devono essere rigorosamente nostri. Così come si fa con però produce. Assolutamente, e Piabili. infatti c'è un sistema di garanzia partecipata nel senso che se uno scopre che il vicino porta un prodotto che non è suo, questo Scatta porta un danno eh, cioè. anche a noi e quindi è così che nasce l'autocontrollo, non con controlli esterni ma con noi stessi che siamo implicati direttamente allora per domani abbiamo preparato i formaggi mm. li abbiamo speziati i rotolini, sono pronti i bri i caprini, io questa sera ho portato degli stivali in macchina perché l'ultimo pezzo di strada malgrado i lavori fatti è, è molto difficile dopo queste ultime piogge mm, anche io ho detto a mio marito se non ci vado domani non fa niente lui ha detto no no, dobbiamo sopravvivere porteremo no. le cose col trattore poi caricheremo, quindi forse faremo un altro sforzo sopra umano però ci non, lo fosse, non lo possiamo fare ogni sabato però. Perché insomma, la, la condizione della strada e del collegamento è davvero ai limiti, no? sì. non consente eh, di fare questo. Allora, ehm, prima di sapere delle misure che ci sono per l'agricoltura, adesso parliamo un po' di più. Io sono sempre più curioso di sapere lo stato della salute della nostra agricoltura. Qual è? Adesso è uno stato di salute, magari ci facciamo riferimento a quello che è successo all'azienda Gioia o ad altre aziende danneggiate dal maltempo è chiaro che insomma, è claudicante, ma mettiamo invece lo stato di salute standard qual è e se, come diceva prima Volpone, c'è la capacità di fare reddito, no? c'è la possibilità di fare reddito e di vivere dignitosamente eh, lavorando in agricoltura, battaglia e poi Volpone. Allora, lì cominciamo a mettere un po' il coltello nella piaga eh, perché <ride> ovviamente tu mi fai sempre le domande a cui nessuno vorrebbe rispondere, soprattutto chi si occupa eh, e chi vive di agricoltura e cerca di farlo anche con un minimo di dignità. Eh, è diventato veramente difficile fare reddito in agricoltura, eh, soprattutto se mh, si vuole guardare la classica giornata lavorativa che molti fermano a 8 ore, in realtà gli agricoltori prima di 11-12 ore non possono staccare. E soprattutto considerando anche il fatto che magari soprattutto chi ha la come settore primario lavora sette giorni alla settimana. Eh, diventa veramente difficile fare reddito perché usciamo da due annate, è veramente difficile in tutto il comparto agricolo perché eh, l'annata scorsa purtroppo sappiamo benissimo com'è voluta con le condizioni climatiche che hanno un po' faccidiato qualsiasi settore. Non è cominciata neanche bene quest'annata perché le piogge invernali hanno impedito la corretta semina soprattutto nel territorio a, diciamo, a valle della provincia di Termo. E si è anche molto in ritardo con le semine primaverili, tant'è che parlavo con un paio di terzisti che tra parentesi dovrebbero venire a seminare pure da me, mm. e mi dicevano che c'è una difficoltà a lavorare i terreni e soprattutto andare a intervenire in queste condizioni vuol dire pregiudicare già i raccolti in partenza. Quindi eh, si è fortemente in attesa di un miglioramento delle condizioni climatiche per permettere soprattutto a chi in questo momento deve entrare in campo per eh, trapiantare eh, l'ortivo, eh, tra un po' si comincerà con la finagione, sappiamo benissimo che negli ultimi tre anni sono stati anni molto brutti per la finagione, quindi le, le, agente, le aziende zootecniche sono abbastanza in sofferenza. Eh, dopodiché prima si parlava di olio, olio di non noi abbia... parlavamo di olio prima <ride> delle trasmissioni cominciato... parallele, eh, quelle prima che cominciasse la trasmissione, perché l'anno scorso è stato un'ecatombe. No? Sì. E però mi diceva eh, appunto il presidente della CIA, che è un agricoltore, in questo caso è un produttore di olio, di insomma ha sì. mille piante di olivo. E che insomma, non si presenta benissimo neanche quest'anno. Non abbiamo cominciato bene per eh. un semplice motivo che sulla costa, per esempio, abbiamo avuto un inverno abbastanza mite, mai una gelata, quindi eh, si cominciano a predisporre le cause affinché le larve della mosca che colpisce l'oliva purtroppo riesca a sopravvivere e essere molto aggressiva nella stagione entrante. Eh, All'interno invece hanno avuto dei danni rilevanti da neve e adesso emergeranno anche quelli da gelo perché quelli purtroppo li vedremo eh, poi con eh, le operazioni culturali sugli oliveti. Eh, diciamo che non cominciamo bene, non cominciamo però l'agricoltore io non dispero mai, <ride> speriamo più almeno. Allora, poi, poi oggi che è stata inaugurata, <ride> poi ne parlerò perché c'era l'assessore regionale agricoltura, alla, alla Fiera dell'Agricoltura eh, di Teramo, eh, ovviamente c'era la CIA, c'era la Coldiretti, eh, sicuramente sono sempre come dire, associazioni molto importanti anche per la buona riuscita della Fiera dell'Agricoltura di Teramo. Volpone per ampliare quello che diceva eh, eh, Battaglia, ma poi anche per capire in cosa siamo forti noi abruzzesi nell'agricoltura, no? se poi abbiamo delle vocazioni territorio per territorio, se vogliamo provincia per provincia. Allora l'agricoltura abruzzese è Ci un po su, magari. specialmente negli ultimi anni ha fatto dei passi in avanti molto importanti, cioè un livello, si è raggiunto un livello qualitativo assolutamente apprezzabile, abbiamo un'agricoltura molto variegata, si partiamo dalla costa fino ad arrivare diciamo, ai monti, ai mondi più alti dove c'è una bellissima zootecnia e una zootecnia di qualità. Assolutamente importante, quindi abbiamo un'agricoltura di, di molto variegata e di grande, di grande importanza. E dà lavoro a molte persone. E dà lavoro a molte persone, specialmente negli ultimi tempi c'è anche un ritorno da parte dei giovani, c'è un interesse e un ritorno verso questo anche settore agricolo. Anche il Maria Cosello testimonia, esatto, no? Questo. esatto, c'è questo interesse e questo ritorno verso l'agricoltura. La Regione Abruzzo ha, fatto, ha predisposto un BSR che va in questa direzione, con un'attenzione verso anche diciamo, un ritorno e un insediamento dei nuovi giovani in agricoltura, e noi di questo siamo soddisfatti. L'unica cosa che dobbiamo dire è che, se l'agricoltura è un settore sempre delicato, perché è sottoposto a tutta una serie di fattori esterni in temberia, agronomici, climatici e così via, poi è un settore sempre più faticoso e a rischio rispetto ad altri settori ed è un settore che deve essere aiutato, ma deve essere aiutato per, non perché deve essere sostenuto. Ma adesso eh. non ci sono aiuti. Ci sono, aiuti, sì, ci sono aiuti. ma deve essere aiutato, ma soprattutto in termini di attenzione, perché è un settore che opera su un territorio e su un ambiente difficile, specialmente in Abruzzo dove Quindi avvene... attenzione è già le infrastrutture, le... strade, ma, sì, le infrastrutture, le strade, occorre, diciamo, che ci siano quelle attenzioni territoriali per consentire alle imprese di poter svolgere appieno la loro attività. E in più occorrono quelle attenzioni anche sotto un profilo burocratico perché uno dei problemi dell'agricoltura, anche di altri settori, ma in modo particolare dell'agricoltura è la forte burocrazia. Cioè oggi, oggi un agricoltore, anche una piccola impresa agricola, è soggetta a tanta di quella burocrazia che l'imprenditore spende o meglio impiega tanto tempo del proprio lavoro nel seguire tutta una serie di procedure burocratiche e spesse volte anche gli aiuti e anche certe situazioni regionali non sono sempre tempestivi e non hanno i tempi dell'impresa, cioè hanno i tempi della burocrazia. Eh, voi mi insegnate che i tempi della burocrazia a volte diciamo, vanno a contrastare i meccanismi giusti dell'impresa certo. che si deve confrontare con un mercato che è sempre più dinamico e veloce. Oh, allora io vorrei tornare a Marco Cosè che intanto riceve i complimenti su, dai nostri eh, telespettatori, i messaggi. Ehm, per capire la scelta che ha fatto lei, che ha, che ha fatto insieme al marito di dedicarsi all'agricoltura e comunque all'allevamento. Voi avete le capre eh, fondamentalmente, sì. no? Come? Sì. Ehm, e quindi producete eh, sia carne che, che formaggi in questo caso. Ecco, com'è nata questa scelta? Allora, la... Che l'avete fatta da, da giovani, da molto giovani, voglio dire. Qui praticamente eh, si vede la faccia mia, ma la scelta l'ha fatta Maurizio, il mio compagno, mm. l'ha fatta lui perché era interessante l'agricoltura biodinamica e un certo rapporto con la terra e certi ritmi di vita. Quindi lui ha fatto la scelta, ha trovato il posto che si presta benissimo a questo nostro modo di rapportarci con la natura. Io, se volete l'aneddoto, sono venuta come Com volontaria con un'associazione di volontari di fattorie biologiche mondiale. E Direttamente dalla Spagna. Via Francia. Via Francia. Sì. Sono venuta in fattoria, non ho capito ancora bene perché, perché io ero una cittadina, studiavo, insegnavo, mi, an dove? mi andava benissimo. Nata, nata nei Paesi Baschi. Mi andava benissimo questa mia vita. E ho deciso di fare la volontaria sei mesi in Italia, in una fattoria biologica. Beh, non lo sa, però se l'ha fatto, lo sapeva, le piaceva questa. No. No, la campagna non aveva nessun. No, no. <ride> Vabbè, un colpo una, di testa. Un colpo di testa, forse il destino, no? O perché era annoiata di quello che stava facendo? No, no anche no, quello. Era molto. contentissima di stare. No. Sì. Eh, L'amore, eh, penso, l'ha scoperto dopo. Se volete l'aneddota, eh, vediamo l'aneddoto. Si, si dice no, che bisogna, quando uno fa una scelta, Intanto, fa dei Quanti anni fa? Quanti anni fa? Questo 18 anni fa. E là. io ne Una bambina. Nel scegliere, nell'elenco delle fattorie che c'erano in Italia, io volevo una fattoria con gli animali. Non ce n'erano molte. E vista la reputazione che hanno gli uomini italiani all'estero, mm. io volevo una fattoria dove fossero tutti sposati. <ride> Perché ho pensato che se veniva a passare non sei mesi <ride> in una fattoria, in una collina, con uno che sì, non era sì, sposato, sperduta, oh, sarebbero oh, stati guai. E avevo ragione. <ride> Nella descrizione si parlava di una fattoria, di una coppia con figli e... E la coppia erano i genitori. Ah, ecco. I figli erano il mio compagno e suo marito. E quindi ecco, per dire che non si può scappare al destino. Mm, quindi questa scelta è stata fatta da lui e poi condivisa da me. Man mano che passa il tempo sono più convinta che sia l'unico modo eh, per andare avanti in epoca, L'unico modo per, uh, per avere dei figli che crescano in un ambiente un po' sano. Quindi lei dice l'unico modo... Vivere in campagna, lavorare in campagna. L'unico modo per cercare di. mi disse l'assessore Pepe che ci trovava molto sereni, vista la situazione difficile in cui eravamo. Quella serenità io che lavoro anche in città e sono una persona di città la trovo solo in quel contesto. Mm. E senza serenità siamo persi perché i problemi vengono da tutte <coughs> le parti. Quindi, Quindi vale la pena di soffrire qualche disagio, i disagi invece andrebbero comunque eliminati? Ma qualche disagio? C'è sempre un disagio, in città ci sono anche disagi, no? Ah, C'è il traffico, il parcheggio, sì, sì. l'inquinamento. Sì, sì. Noi un po' di disagi li abbiamo sempre accettati tranquillamente, il disagio poi che ti impedisce di svolgere la tua attività è un po' più difficile. In ogni caso la nostra scelta poi è l'unica comunque che si può fare su queste colline, nel senso che le uniche persone che possono tornare a abitare queste colline sono persone che fanno agricoltura perché altrimenti... Non è che possono venire a dormire in campagna e poi andare a lavorare in città, se ne vanno perché non c'è la, la viabilità. Per forza devono essere attività piccole e questa è una cosa da imparare, imparare che tanti piccoli possono sostenere una regione e una, e una vita economica. No, una curiosità, se è possibile consigliarlo magari a dei giovani che vogliono seguire questa stessa strada, ma se uno non ha soldi, se uno non ha nulla, come fa a ad impiantare un'azienda, cioè è, è molto difficile per un giovane che parte da zero. Par... o ci sono dei fondi, dei finanziamenti che... Quando è partito il mio compagno con la sua attività i tempi erano un po' diversi, mm. l'Abruzzo era ancora zona obiettivo 1 dell'Europa, quindi quando uno faceva delle richieste... C'erano dei fondi in più, sì. C'erano dei fondi in più, quindi con meno soldi c'era anche più facilità per avere il credito in banca, perché lui è partito senza niente e gli davano il credito, cosa che adesso con l'ultimo PSR noi abbiamo avuto difficoltà a avere. Ehm, prima di Natale, un cliente la, che viene al mercato contadino mi disse che voleva fare una trasmissione di televisione in fattoria perché voleva incoraggiare i giovani a fare la a nostra fare scelta. La stessa sì. E io, io gli ho detto che non eravamo le persone giuste <ride> perché, perché, malgrado tutti gli sforzi, tutti i soldi investiti da noi e dallo Stato e da tutti voi con le vostre tasse, malgrado tutto il lavoro, da. 4-5 anni da quando non abbiamo più gli aiuti per l'agricoltura biologica non riusciamo a pagare le fatture. Noi la nostra scelta chiaramente non è di natura economica, non volevamo fare i soldi, volevamo semplicemente pagare le fatture, le tasse, quello che ogni non, cittadino non deve pagare. E siamo da sempre? Da quando non abbiamo più gli aiuti per il biologico, che non sono tantissimi soldi per una piccola azienda come la nostra, sono 8.000 8 diceva, mila euro l'anno. Quello che Noi diceva Volpone è verissimo, quindi non c'è questa. Possibilità sono, ci sono, di fare reddito, ci sono, allora sono due cose diverse. Una sono gli aiuti sì. che vengono per sostenere e per far sì che, i che le persone rimangano in campagna, sì, certo anche per curare la campagna per svolgere dei servizi ambientali che fino adesso non vengono pagati. Questa è una cosa. Far reddito si collega magari a un altro problema: il problema è dove facciamo, dove fate tutti noi i nostri acquisti. Dove compriamo il cibo sì. che mangiamo, perché gli aiuti si chiamano aiuti elemorsina come vogliamo, vabbè ci sta per quel di più che facciamo, ma la dignità del reddito viene, viene dalla vendita. E quindi eh, il problema è la mancanza di sbocchi e la mancanza di consapevolezza nell'acquistare sì. prodotti locali. Allora allargheremo questo discorso. Dopo intanto Maria sei stata molto coraggiosa, noi siamo con te. VP, ovviamente saranno dei nomi dietro a quelle eh, sigle. Eh, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, andiamo a consumare e poi torniamo insieme. Oh, prima che me ne dimentichi, volevo dire che ehm, quell'emozione che ho colpito tanti nel vedere quel video, i danni subiti diciamo, dalla fattoria eh, Gioia, senza parlare eh, delle persone, restiamo all'azienda, ehm, ha colpito anche Antonio Filipponi, che è un consigliere comunale di Teramo, della lista eh, civica Teramo Cambiano, che ha, ha proposto eh, su un sito eh, di crowdfunding, si dice così? Eh, sì, di, esatto, di finanziamento eh, globale, eh, questo sito si chiama Produzioni dal Basso. Eh, ha, ha nominato questo progetto una strada, eh, una strada per amore, una cosa del genere, credo. E' una raccolta di fondi per eh, riparare, diciamo così, o per ricostruire eh, la strada che conduce alla fattoria eh, Gioia. E quindi chi voleva poteva, eh, credo ancora non sia scaduta. Restano due o tre giorni ancora. <coughs> chi, può, eh, insomma, chi vuole può andare su questo sito e fare una donazione, credo, 10 euro a, a, ad ogni persona che vuole. Eh, vuole intervenire, sono stati raccolti eh, finora 2.400 2500 euro, una cosa, da, una cosa del genere l'ho visto poco prima di iniziare la trasmissione, quindi volevo ricordare anche Antonio Filipponi che infatti quando l'ho sentito per chiedergli ma conoscevi la fattoria già ha detto no, non la conoscevo, ho visto il video e sono partito, credo senza neanche sentire voi, vero? Senza sentirti, ci ha un po' spaventati in un primo momento perché sia io che il sindaco lui mi ha detto ma l'hai fatto tu, io ho detto no ma l'hai fatto tu no. e allora, <ride> quindi dopo abbiamo capito e... È partita così. Vabbè, però è stata una bella iniziativa, in tanti hanno aderito davvero con entusiasmo. Allora, prima eh, Maria Cosè, poi dobbiamo parlare dei gas, eh? dei sì, di acquisto solidali, mm. così è il nome. Eh, assessore eh, Pepe, eh, questi fondi com'è per eh, il biologico, <ride> che col PSR ci sono state difficoltà, insomma che succede? Allora, innanzitutto per quanto riguarda il biologico, da qui a maggio noi eh, elaboreremo il nuovo bando sul biologico, così come per le indennità compensative. Saranno i primi due bandi della nuova programmazione, da qui a giugno eh, pubblicheremo questi Signor, bandi. Signore, ci saranno quindi, dei fondi destinati assolutamente a chi sì, ha produzioni. per l'agricoltura la, biologica e, in particolar modo, anche per le indennità compensative. Eh, ovviamente le difficoltà che dicevano gli interlocutori ci sono, certo la burocrazia è un ostacolo molto forte eh, in questo settore, nel settore agricolo, cercheremo di superarlo, proprio in questi giorni stiamo ristrutturando tutto l'assessorato all'agricoltura della Regione Abruzzo per cercare di riorganizzare la um, catena burocratica rispettando le misure del piano di sviluppo rurale e della politica agricola comunitaria nel suo complesso. Pensate che la PAC, che è la politica agricola comunitaria, reverserà uh, sulla nostra regione nei prossimi sette anni un miliardo di euro, tra primo e secondo pilastro. Il primo pilastro sono i pagamenti diretti alle imprese, il secondo pilastro appunto è il piano di sviluppo rurale. Il piano di sviluppo rurale lo abbiamo definito a dicembre scorso, lo abbiamo approvato in giunta, adesso è ehm, all'attenzione della Europea. Cos'è dell in sostanza, per farlo capire, semplicemente un piano di sviluppo rurale, quello della regione Abruzzo? È un piano, è un, progetto, è un progetto che eh, definisce a livello strategico l'agricoltura del futuro nella nostra regione, in particolar modo dei prossimi sette anni. Eh, gli aspetti cioè anche strategici... Che ne so, quali produzioni, Assolutamente. Eh, soprattutto su quali incentivare su quali o... settori noi della nostra eh, agricoltura regionale vogliamo investire e vogliamo concentrarci. In particolar modo, come diceva Volpone, abbiamo pensato ai giovani. Mm. Abbiamo risorse importanti per quanto riguarda i giovani, i giovani nell'agricoltura avranno dotazioni finanziarie fino a 70.000 euro a fondo perduto per iniziare un'impresa agricola. Mm. Questo è importante perché c'è una. è una risposta attenzione. a quello che dicevo prima io. Assolutamente, giusto? perché c'è una. <coughs> Attenzione, molto forte da parte dei giovani verso l'agricoltura, vediamo che i ragazzi dopo la terza media, il 25% di questi ragazzi si iscrivono a istituti tecnici che operano nel settore agroalimentare, sì. un ragazzo su quattro, gli istituti tecnici agrari, le facoltà di agraria sono, eh, vivono momenti molto positivi, iscrizioni boom registriamo in questi settori, quindi c'è un'attenzione forte da parte dei giovani. Verso, verso questo mondo, sì. noi dobbiamo cogliere e accogliere questi ragazzi in agricoltura innanzitutto con i fondi e con le misure del piano di sviluppo rurale poi un altro aspetto importante è la competitività delle nostre aziende agricole noi dobbiamo fare in modo, come diceva Maria, di rendere dignitosa l'attività agricola l'impresa agricola e quindi oltre 154 milioni di euro nei prossimi sette anni per rendere ancora più competitive le nostre aziende agricole, a cominciare da gli, i mezzi necessari alla ristrutturazione degli stabilimenti, delle stalle, di tutto quanto occorre Chiunque alle nostre persone. Apro e chiudo subito una parentesi, Pastinella sì. di Campri che in effetti è interessata sì. da una brutta Un'altra emergenza. Anche lì ci sono grossi problemi, come ci dice il telespettatore, anche agli agricoltori di quella zona, Assolutamente. Quella è un'altra brutta, brutta un'altra brutta piaga sì. del dissesto idrogeologico della nostra regione. Diceva appunto la competitività, poi abbiamo sviluppato per eh, il prossimo PSR le filiere. Maria è un esempio di filiera corta, di filiera a chilometro zero. Dobbiamo sviluppare anche le filiere lunghe, le macrofiliere, che partono dalle sementi fino al consumatore finale. Le dobbiamo organizzare, queste filiere, per fare in modo innanzitutto di dare risposte reddituali ai produttori. Un altro argomento importante è la cooperazione. E poi, soprattutto, lo sviluppo rurale nel suo complesso. Noi dobbiamo creare le condizioni alle aziende agricole, soprattutto nelle aree svantaggiate del nostro territorio regionale, di rimanere in quei contesti, di svilupparsi e possono fare, e fare soprattutto economia. Ma possono fare economia, come la signora Maria, le aziende agricole che possono rimanere in quei contesti, ma, serv ma serviti dalla comunità nel suo complesso. E quindi la viabilità, i servizi scolastici. I servizi sanitari, una serie di servizi che noi dobbiamo dare al mondo agricolo affinché questo mondo agricolo possa rimanere nelle aree, soprattutto nelle aree più svantaggiate del nostro territorio. Poi ci sono una serie di altri interventi. Sulla gestione delle acque, prima un telespettatore ci sottolineava l'aspetto dei fiumi e dei fossi. 15 milioni di euro a disposizione del settore acqua, ma soprattutto degli agricoltori che insieme possono gestire la costruzione di un lago artificiale, la gestione di un fossato, la gestione di un, corrente, di un torrente per dare servizi all'azienda agricola, ma anche e soprattutto per curare e rispettare la nostra natura. Altri investimenti sono previsti come per esempio la banda larga. Adesso essere presenti sul, sul web e soprattutto avere una rete informatica capace di resistere ai mercati nazionali e soprattutto internazionali questo è assolutamente possibile attraverso la banda larga. Sì. Noi stiamo sviluppando un investimento di 25 milioni di euro su 92 comuni della nostra regione, quasi un terzo dei comuni abruzzesi che avranno a disposizione la banda ultralarga, quindi parliamo di fibra. E noi lo stiamo facendo attraverso un, un finanziamento del vecchio PSR 2007-2013. 25 milioni di euro nelle prossime settimane saranno la, affidati. Per la comunicazione, posso sapere telegraficamente se. Eh, se questo servizio c'è presso l'azienda agricola sì. di Battaglia e quella di Maria José, Sì, sì, presso la mia sì, perché per ovviamente... Il collegamento a DSL c'è tutto? Sì, no, sì. Da noi no. Ecco. Da, da, da me la situazione è un po' diversa perché io, logicamente, avendo un'azienda vicino alla corsa, eh, è la corsa che è ser più servita, è servita, è chiaro. Infatti, sì, Però se stiamo all'interno, voglio dire, c'è cioè, lì non è neanche sperduto, eh, perché è qui a due passi, eh. Non no. è che è in montagna su un cocuzzolo. Però... Mm. È vero che è importante tutto questo, eh, per delle realtà come la nostra ci sono tante altre cose Dicevo, più importanti, questo, la, la la prima, punto, eh. perciò mi, chiede, mi chiede a me, io penso che è importante la viabilità, la viabilità altri servizi. Sì. la prima è la viabilità Vabbè, sì. in questi giorni, non, su questi non, giorni non, non, non solo in questi giorni io dicevo giorni. una serie di servizi attorno all'azienda agricola in determinate aree mm. ovviamente ho descritto i servizi scolastici la viabilità, mm. i servizi sanitari ehm, anche la banda larga ma una serie di pensate che il piano di sviluppo rurale negli ultimi anni svilupperà una serie di investimenti per 432 milioni di euro parte eh, della Unione Europea parte del Governo Centrale e parte Insomma. del Governo Regionale Pensate che nel, a dicembre 2014 noi abbiamo approvato il bilancio di previsione 2015 e per la prima volta il piano di sviluppo rurale è cofinanziato dalla regione. Abbiamo messo a disposizione dell'agricoltura abruzzese per la prima annualità di piano di sviluppo rurale 9 milioni e mezzo di euro. Con i minori trasferimenti che abbiamo avuto dallo Stato centrale per 120 milioni di euro questo impegno e questa responsabilità verso il mondo agricolo e l'agricoltura regionale è molto forte da parte di tutti i cittadini. Allora sentiamo un po' che ne pensano le categorie qui rappresentate. Volpone della Col diretta. Allora sentire l'assessore, ci sta un fiume di soldi che si sta per riversare sulle aziende agricole sì, sulla nostra agricoltura sicuramente ci sono delle opportunità vanno spese bene, vanno programmate bene e come dicevo prima diciamo, eh, dobbiamo snellire tutte le questioni burocratiche perché altrimenti rischiamo di arrivare in ritardo oppure come è successo nel passato anche di non spendere i soldi perché uno dei problemi è spendere i soldi, spenderli ogni anno spenderli tutti e mettere le aziende, le imprese agricole nelle condizioni di poter accettare non con i tempi della burocrazia, ma con i tempi dell'impresa, che sono diversi. Questo lo voglio ripetere perché è un fatto assolutamente importante: dove effettivamente bisogna mettere mano per muovere alcune situazioni che sono critiche. Un'altra cosa che volevo dire è questa. Io ritengo che. Le attenzioni al mondo agricolo vadano date sempre, non solo nei momenti di difficoltà, quando non si trovano i prodotti, quando c'è una scarsa annata o una cattiva annata di olio e così via, oppure quando ci sono dei danni particolari. Il, il settore agricolo è sempre stato il settore primario, questo va, va con consapevolezza rivisitata questa cosa e, va, e dobbiamo tener conto che e il settore primario e deve rimanere sempre il settore primario. L'agricoltura produce cibo, produce cibo e quindi produce alimentazione, tanto è vero che il tema del expo. prossimo Expo... Ehm? è il cibo e l'agricoltura è quello che produce cibo. Eh certo. Quindi diciamo noi come, se, come attori del settore agricolo che produciamo cibo abbiamo bisogno di avere le attenzioni da tutte le istituzioni che sono interessate non solo al mondo agricolo ma, diciamo, ma che si occupano di tutta quella rete di servizi e di situazioni sociali. Dei nostri territori che hanno una grande vocazione rurale. Mm. Questi sono assolutamente importanti, queste, questi passaggi. Eh, volevo sapere, soprattutto da, eh, da Roberto Battaglia e da Maria Cosè, che fanno gli agricoltori, insomma, se vi sentite un po' i parenti poveri di chi produce vino, di chi, eh, perché insomma, il vino abruzzese va forte, è andato sempre più forte in questi anni, cioè, è come se ci fosse un'agricoltura di serie A, un'agricoltura di serie B o di serie C. Si si può sentire così? Um, sì, però prima volevo prego, un, prego. un attimo aggiungere una precisazione a quello che ha appena detto l'assessore. È vero che la Regione Abruzzo insieme alla Comunità Europea mette a disposizione 432 milioni di euro nei prossimi sette anni. In realtà il volano che si genera è molto maggiore perché non bisogna dimenticare la quota di cofinanziamento che deve eh, mettere l'agricoltore. Sì, è ah. assolutamente positivo perché questi soldi che in realtà ehm, co costruiscono un volano economico da circa un miliardo di euro, in realtà non rimangono dentro le aziende agricole, ma vengono spese all'interno del comparto bruzzese, perché eh, tra imprese edili, tra imprese elettriche, eh beh, tra è commercianti che si, muove che devono, eh, si, si genera, genera cioè, un'economia molto importante considerati i tempi in cui stiamo vivando, vivendo. Poi, Ovviamente, eh, riallacciandomi a quello che stai dicendo tu, in questo momento, que soprattutto questa settimana, si parla molto di vino perché ovviamente Vabbè. siamo in concomitanza con Vinitaly. Con, Ho uh, Vin uh, oh, uh, colleghi che sono stati su a presentare aziende vitivinicole, hanno avuto um, un gradevole apprezzamento, soprattutto da parte del mercato estero. Uh, comunque, non è che chi non faccia vino si debba sentire come il mm. parente povero di un'agricoltura derelitta. Noi abbiamo in Abruzzo tantissime aziende, soprattutto nel settore. Eh, quelle piccole aziende come quella di Maria che fanno prodotti con un alto valore aggiunto che, sì. mh, parliamo di tartufi parliamo di oli particolari parliamo di anche ortivo trasformato in cui dopo diventa molto importante la capacità professionale dell'agricoltore di dare quel valore in più al prodotto non crudo. Presidente, quella mia domanda ne sottendeva un'altra no? mm. della serie, se il vino è arrivato a questi livelli e perché ha goduto di finanziamenti particolari? No, ehm, eh, e magari voi altri no? Ha avuto no, assolutamente, ha avuto vino, un maggiore investimento diritto, soprattutto da parte, dal punto di vista culturale, cioè mm. loro sono partiti almeno con un ventennio prima, soprattutto se prendiamo a riferimento quella parte... Eh, dove c'è un comparto eh, vitivinicolo molto spinto molto eh, che mm. è la parte ovviamente del territorio abruzzese di Chiedi però anche qui da noi in uh, provincia di Teramo abbiamo delle aziende che sono emerse negli ultimi dieci eh, anni sono. che hanno puntato dal produrre uva a invece avviare un processo di trasformazione interna dell'azienda in cui eh, la bottiglia di vino ha assunto un valore enorme eh. Ma, eh, probabilmente è anche una questione di scelta no? perché quando sì. sento dire da Maria Cosè eh, il fatto delle fatture, di pagare, sì. insomma, evidentemente anche un, una questione di scelte, perché hanno scelto di fare un tipo di agricoltura, un tipo di prodotto, di curarlo molto, se vogliamo, un prodotto eh, di nicchia, perché magari se ho in mente altri produttori di vino, insomma, sembrano quelli che hanno le loro role Royce, cioè... No, a, a, a no ma dipende anche dal territorio dove si opera, certo. dalle vocazioni territoriali, sentire, non però, tutto è possibile fare ovunque. Come no? Volevo sentire però se sente una parente povera di quelli che fanno vino, Maria José. Io mm. no, non so se lo si sentano i parenti ricchi. <ride> Noi mh, quando ci sono dei produttori che riescono a fare un prodotto di qualità, ad arrivare a livelli importanti, sentiamo che tutto il territorio sta arrivando a quei livelli là, no. sia direttamente perché mi auguro che non bevano soltanto, ma assaggino <ride> pure un pezzo di formaggio <ride> certo. e mi auguro che lo scelgano della stessa qualità. Sì, anche perché comunque significa che il territorio rimane là con delle persone che lo lavorano. Eh, quello che dice Maria Cosè: Sì, questo voglio è sentire. importante perché. Le aziende. No, quello della qualità è particolare sul vino forse stiamo abituando ad andare verso la qualità, su altri prodotti no, però. No, no, non, è no vero, non, non è vero. È vero. Vabbè, Ci sentiamo. sono tantissime eh, specializzazioni nel nostro territorio. Poi, come diceva il direttore, ovviamente eh, il terreno, gli aspetti agronomici sono importanti, il territorio, sì. mh, le nostre colline sono vocate per un certo tipo di produzione invece Piuttosto che altre. Che ovviamente, mh, per queste caratteristiche morfologiche del nostro territorio, le produzioni. Vitivinicole sono state importanti, lo sono tuttora. Pensate che la provincia di Chieti Beh, è la che seconda. viene da Torano, eh, che... <ride> è <quindi> abituato. <ride> um, la provincia di Chieti è la seconda provincia per produzione vitivinicola a livello nazionale, dopo quella di Trapani. Quindi, dire, parliamo di produzioni importanti sì, e sì. di una lunga storia. Ovviamente, nella nostra regione, però, registriamo tantissime eh, produzioni sì. di nicchie e non solo che sono. Che hanno un'attenzione particolare da parte dei mercati nazionali e internazionali. Noi abbiamo tantissime produzioni dove l'offerta non soddisfa assolutamente la domanda. Esatto. Dal pecorino di farindola, <coughs> dalle lenticchie di Santo Stefano, dalla mortadella di Campotosta, dal zafferano di Navelli, al carciofo di Cuperlo, abbiamo il tondino del Tavo. Veramente, tantissime tantissime produzioni regionali che non riescono a soddisfare la domanda che c'è, sia in Italia che all'estero. E poi questo fatto di avere un settore che magari brilla più di altri, ma diffonde un clima positivo, anche e soprattutto dal punto di vista economico, perché come diceva Maria, ovviamente non si può solo bere, bisogna anche mangiare. Eh, certo. Alla vinitale di quest'anno, oltre a portare le 80 aziende vitivinicole, l'abbiamo portata anche 17 aziende che producono olio, certo. nonostante le difficoltà della stagione passata. A fianco a questi abbiamo eh, allestito uno spazio a Brutto Street Food con una serie di specialità food del nostro territorio che è stata apprezzatissimo non solo dai frequentatori del nostro Padiglione, che quest'anno veramente è stata un'annata speciale per il Vinitari, considerato il, le opportunità che le nostre aziende hanno avuto, ma soprattutto l'attenzione dei media, degli operatori, dei buyer, degli importatori e anche, anche un'attenzione particolare da parte delle istituzioni, perché abbiamo avuto la visita del Ministro Poletti, del Vice Ministro dell'Agricoltura ehm, e del Sottosegretario Castiglione, del Vice Ministro Olivero, dell'ex ministro De Castro, che sapete tutti è un nome importante nel mondo agricolo non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto a Bruxelles che svolge Beh, un vero, ruolo sì. assolutamente determinante. benissimo, allora ci fermiamo così perché andiamo in pubblicità, è l'ultima pubblicità di questa nostra puntata, poi faremo. Una, come dire, una discesa verso la fine della nostra trasmissione intorno alle 22.30, quindi non ci lasciate, continuate a scrivere, sono arrivati tanti messaggi, poi qualcun altro lo leggeremo, pubblicità e torniamo insieme. Anche nella trasmissione parallela, quella eh, quando voi vedete la pubblicità, insomma, la trasmissione parallela continua a produrre eh, e con Maria Cosè ci dobbiamo ricordare dei gas, che sono i gas, cosa sono i gas? Sono i gruppi d'acquisto solidali. E... Praticamente, sono gruppi di persone, di famiglie che si mettono insieme per uh, riuscire a comprare dei cibi e anche prodotti che non sono alimentari ehm, a chilometro zero, biologici e anche del commercio eco-solidale per quello che non si riesce a reperire in zona. Mm -hmm. Ci sono tanti tipi di gruppi di acquisto solidale, tante modalità: chi vuole biocertificato, chi, vu chi invece preferisce il contatto diretto, perché i gas sono come siamo noi, sono diversi. Io ci tenevo a ringraziare tutti i gas abruzzesi perché sembra che i gas ci sono solo da, da un'altra parte, invece ci sono quattro gas abruzzesi. Noi abbiamo anche aiutato a creare il gas rurale terramano perché i gas sono dei fenomeni soprattutto urbani. Uh -huh. E noi insieme a sei altre famiglie che volevamo fornirci in questo modo abbiamo creato questo gas per comprare eh, la pasta da un produttore locale biologico per comprare i detersivi che non sono locali, ecologici, con i quali puliamo il casificio, tutti insieme e così risparmiare sulle spese certo. di spedizione. Mm, questo, I gas non sono nati per forza in, in una lotta contro i negozi, i gas permettono sia un risparmio perché c'è un contatto diretto, ma permettono soprattutto questa, questa fiducia, creare questo legame con il produttore. Noi abbiamo anche dei clienti facendo latte di capra. Mm, che hanno dei figli con grosse difficoltà di salute e alcuni possono consumare solo i nostri prodotti. E la fiducia che si crea, la, la soddisfazione che uno ha quando riesce a produrre un cibo per un bambino che è malato mm. e la madre ti dice questa settimana è stato meglio, eh, quella è una cosa impagabile. impagabile. Sì. Sicuramente. Allora, un'altra cosa invece stava dicendo Maria Cosa durante... Eh, nella trasmissione parallela, è quello dell'intraprendenza dell di certi diciamo, agricoltori stagionati e invece la non, il non intervento di alcuni più giovani in campagna, no? questa solidarietà mm. che si crea. Mm, mio marito mi diceva che quando è venuto a vivere a Cile. perché parlavamo dell'età sì. media degli agricoltori, sì. ha detto 62 anni: l'età media dell'agricoltore abruzzese, mm. che non è proprio bassissima. Insomma. Portati bene, però <ride> e quindi lui, quando è venuto tanti per anni. Per le cose fa, che, stai dice, che sta dicendo adesso, sentiamo. Sì. Sì. Quando è venuto tanti anni fa, mi diceva lui veniva da Montesilvano. Quindi parlava un altro dialetto. Uh -huh. Quindi era forestiero. <ride> era prima dell'arrivo di noi, veri forestieri in zona. E quindi, quando lui è arrivato e ha acquistato questi terreni che dobbiamo dire, mh, dovevano andare, dovevano diventare una discarica, ah, c'era un'azienda agricola in fallimento. Nessuno voleva acquistare, e doveva diventare una discarica. C'è stata una raccolta firme dai vicini e alla fine è arrivato mio compagno, ha acquistato i terreni. In quel momento, e per molti anni, ha avuto delle persone che non conosceva degli agricoltori della collina di fronte che mm. hanno saputo, sono venuti, hanno seminato con i loro trattori il loro tempo hanno seminato insieme a lui. E anche io quando sono a vivere sono venuta a vivere in quella zona, facevo i maiali con, con i vicini. Insieme. Ho potuto, posso dire che è stato un orgoglio per me conoscere questi legami di solidarietà in cui mi sono sentita veramente adottata dalle persone della zona. E tra l'altro oh, Maria Cosè ha un termine teramano, adesso non so se a accellino ti dice uguale, ma lo scagna Scagnaiuto. Eh, è quello lì, giusto? Sì. Possiamo mm. dire che è internazionale. Sì, sì. Lo scagnaio, Lo scambio aiuto. Sì. È quello. Prego. Eh. Con il passare del tempo forse. Stiamo tutti, pensiamo di essere più indipendenti e sicuramente i vicini che ci hanno accolto con le braccia aperte stanno andando avanti con l'età anche loro, mm. però quando arrivano queste situazioni di difficoltà con la strada, con la cuneta, con le altre cose, sono, sono proprio quei vicini di una certa età, quelli che oggi hanno preso le motoseghe e sono stati al lavoro per tagliare degli arvidi, per cercare di riaprire un'altra strada di collegamento mm. verso San Clemente. Non sono per forza i più giovani che si mettono al lavoro perché magari non hanno avuto la fortuna di ricevere, di conoscere quel senso di comunità. Sì. Non legato per forza al sangue, perché noi no, eravamo. Ah, conosco allo Sì. è tutto lì, mm. è probabilmente questo. Paolone, eh, Volpone. Uh, annuiva e sorrideva al racconto di, di Maria Cosa, perché? No, assolutamente, perché sono valori che nel mondo agricolo ritroviamo in modo molto diffuso in tutti i territori, c'è questa solidarietà e c'è quello spirito di aiutarsi e di, e di venire incontro a determinate esigenze, quindi è una cosa molto bella che ci appartiene come valore e che ci tramandiamo da generazioni. Io volevo fare un inciso sul discorso di prima dove sui discorsi che abbiamo fatto dove abbiamo messo in evidenza il territorio. Il territorio quindi è direttamente collegato sia all'esistenza di un'impresa agricola sia al fatto che un'impresa possa svolgere la sua attività ma è altrettanto legato alla qualità e alla valorizzazione di un prodotto perché se il prodotto lo leghiamo a un territorio questo prodotto diventa unico, non riproducibile altrove. Diversamente il prodotto può essere può essere trovato e acquistato ovunque e può essere confuso, quindi molta importanza al territorio, territorio, ma non solo al territorio, se vogliamo andare oltre anche il paesaggio rurale ha la sua importanza e se noi sappiamo abbinare il paesaggio rurale, il territorio, l'ambiente all'attività agricola, produciamo dei prodotti assolutamente salubri ma nello stesso tempo ricchi. Di, un, di certi valori che si portano dietro che lo possono presentare ai cittadini consumatori come effettivamente prodotti che non sono acquistabili, non sono trovabili in altre realtà. E questo a nostro avviso è un elemento molto molto importante. Anche come organizzazione di categoria, come Coldiretti lo stiamo portando avanti da diversi anni questi valori e stiamo sempre più diffondendo il discorso della cultura del cibo e il cibo legato al territorio per renderlo unico e non riproducibile. A proposito, abbiamo parlato del mercato contadino, e il sabato potete trovare anche a Maria Cosè con i suoi formaggi, al mercato contadino gestito dal GAL in Corso Porta Romana, ma c'è anche un mercato contadino, se non sbaglio, della Col diretti in Largo Madonna delle Grazie, se non, se non ricordo male, quindi così questo a beneficio di tutti quanti, perché poi i contadini sono tutti uguali, a, a prescindere dalle bandiere. O dalle confederazioni. Eh, assessore Pepe, come si fa ad abbassare l'età media? Basta il PSR? Ma Sicuramente è uno strumento importante per cercare di andare oltre la generazione attuale, che tanto ha dato alla nostra economia agricola regionale, ma noi ecco, bisogna rispondere a quella richieste che arriva dai giovani di cui parlavo prima quell'attenzione da parte dei giovani i giovani che vogliono studiare, vogliono progettare vogliono verificare, analizzare approfondire i temi dell'agricoltura per prepararsi al meglio e sicuramente eh, lo strumento del PSR può essere un utile strumento per mettere a frutto il loro studio e anche per un ricambio generazionale che è assolutamente necessario nella nostra regione. Oh, prima l'assessore eh, diceva sempre una trasmissione parallela, però io ve le riporto queste perle dalla trasmissione parallela che eh, a proposito di un messaggio che c'è che eh, sta dicendo Maria Cosè non ti curare di questi, sono solo dei politici, ecco non sono tutti politici perché eh, Roberto Battaglia, sebbene presidente della CIE, comunque non è un organismo proprio partitico ovviamente è un agricoltore e il direttore eh, è Volpone, il direttore della Col Quindi l'unico politico nel vero senso della parola e l'assessore ah, che però diceva rivendicava la sua natura contadina perché ma io sono figlio di un coltivatore diretti eh, allevatore di bestiame, papà ha qualche ettaro di terreno che conduce E quindi lei da... è cresciuto con le mucche? Assolu vero? Assolutamente <ride> sì, in un'azienda agricola sono eh, cresciuto, Le mucche in... di razza la marchigiana. Ma la... noi avevamo bovini da carne ah. e non da latte. <ride> Attualmente sono in pensione, però continuiamo L'attività con uh, cereali, eh, un. Quindi po lo di... conosce anche praticamente. Abbastanza, il mondo... di fatto io sono sempre molto grato al Governatore D'Alfonso per avermi affidato questa delega meravigliosa che è quella di seguire l'agricoltura. Va bene. Allora, Roberto Battaglia ci avviciniamo alla fine di questa nostra trasmissione. Se non abbiamo detto qualcosa, se dobbiamo correggere il tiro, se dobbiamo dire assolutamente qualcosa in riferimento al mondo agricolo. Ah. Sì, eh? Poi, eh... Poi... Torniamo a Peta. Adesso... È, è molto importante che riusciamo a far capire una cosa, soprattutto a chi si sta avvicinando al, molto, al mondo agricolo approfittando eh, di quelli che sono i fondi messi a disposizione con eh, il nuovo PSR. Eh, cercate di capire che fare impresa agricola oggi eh, equivale a fare impresa in qualsiasi altro settore, mm. quindi bisogna avvicinarsi un po' con quelle che sono le caratteristiche richieste all'imprenditore, ossia capacità professionali e soprattutto tanta passione. Io il consiglio che do ai giovani, per carità, venite verso il mondo agricolo, però cercate di farvi le ossa magari prima con un po' di esperienza laddove esistono imprese che cioè, hanno lavorato. preso qualche altra ehm, azienda agricola in maniera tale da non rimanere scottati perché oggi è difficile fare imprese e questo lo testimonia eh, sempre il numero più crescente purtroppo di imprese in difficoltà e eh, battaglia anche il, la giornata tipo lavorativa, ovviamente dipende se uno ha un allevamento, se ha allora, Però riusciamo poi sentiamo quella. Dimenticate l'orologio. Ecco. Io faccio sempre l'esempio della mia impresa perché mi piace di parlare di qualcosa che conosco. Sua, certo. eh, la mia giornata tipo ieri è stata a cominciare alle 7 e alle 9 stavo finendo di smaltire le potature. Alle 7 già sul campo? Sì, eh, sì alle 7 a letto è un po' difficile. Eh. <ride> no, <ride> alle, 7 alle 7 del mattino già sul campo. Però eh, la mia giornata tipo è quella tipo, tipo di ogni altro agricoltore che si occupa di agricoltura non solo in Abruzzo ma in tutta Italia. Tenendo presente che noi in Abruzzo abbiamo una, una particolarità che è anche una problematica, le nostre aziende spaziano a 360° gradi su tutte le produzioni perché andiamo da una zona costiera in cui per tipicità di terreno e di clima si fanno delle produzioni che magari non sono replicabili all'interno della zona certo, pedemontana. Certo. Quindi, eh, veramente, possiamo dire, come diceva prima Maria, che noi eh, all'interno del piatto lo possiamo riempire in Abruzzo: nel senso che esisterà sicuramente un prodotto tipico da mettere dentro, e teniamo presente che l'Abruzzo. Eh, e questa è una cosa di cui sono fortemente orgoglioso da agricoltore, ha 141 prodotti tipici, riconosciuti, ossia prodotti che si possono fare solo in Abruzzo. E, sono qui. e quindi cerchiamo di essere anche orgogliosi del nostro territorio e di far capire a chi vive, soprattutto nel nostro territorio, che abbiamo qualcosa di cui vantaggiare. Dove vende principalmente lei come produttore agricolo? Io sono un produttore abbastanza tipico perché mi sono scontrato... Quindi fa olio, poi? Olio, ortaggi estivi e da un po' di tempo recuperiamo anche grani antichi per poi mm. eh, trasformarli in parina, in pasta. pasta e anche pane. Beh. E allora dove Ora, vende? Eh, no, io mi sono scontrato con la mia forte volontà che mi ha fatto anche, diciamo, riflettere molto... Ossia che eh, senza fare massa critica purtroppo non puoi aggredire eh, mercati importanti e soprattutto ti viene anche difficile uscire dal tuo territorio di appartenenza. Quindi insieme ad altri agricoltori mi, so, mi sono anche eh, con capabilità diciamo, eh, andato a costruire un percorso particolare quello che permetteva di mettere insieme competenze anche di diverse aziende agricole eh, per uscire a tirare fuori qualcosa vendibile eh, al di fuori del territorio locale. Ehm, chiaramente mi rivolgo ad altre regioni, non abbiamo la struttura per poter pensare ai mercati internazionali, Però ma, eh, dobbiamo uscire, no, ma dobbiamo uscire da un concetto qua nelle nostre imprese, cioè da un concetto che fino adesso ha motivato l'azienda agricola, non possiamo più essere soggetti individualisti, se non cerchiamo di fare rete, mm. e la rete può essere sia chilometro zero e per chilometro zero non si deve pensare solamente a territorio nell'immediato locale. Vicino. Perché chilometro zero può essere pure per me quando vendo a Milano che saltando tutti i passaggi dell'intermediazione di raggiungo direttamente certo, certo. il fruitore poi. Eh, il valore aggiunto che si riesce a creare così permette di fare reddito. allora um, Volpone L'intervento sì. conclusivo, c'è cioè una qualche richiesta particolare da fare all'assessore? No, all come rappresentante degli agricoltori? L'assessore è molto sensibile al settore, si sta adoperando, si sta spendendo molto diciamo in diverse iniziative. La raccomandazione, o meglio, l'invito che io farei all'assessore è quello di sburocratizzare al massimo tutte le procedure, di fare in modo che i prossimi bandi del PSR siano veramente calati in base alla realtà che abbiamo in Abruzzo, siano dei bandi che consentono agli imprenditori di fare richiesta di aiuto, quindi richiesta per di miglioramento delle proprie aziende in tutti i periodi dell'anno e non solo in alcuni periodi. E poi bisogna dare dei tempi certi, cioè quando apriamo un bando bisogna sapere quando questo bando deve essere chiuso e quando diciamo, l'azienda può avere gli aiuti. Non possono rimanere aperti determinate pratiche per l'impresa anni, tanti mesi senza sapere quando la pratica deve essere chiusa, perché l'impresa agricola ha bisogno di tempi certi, ha bisogno di sapere quando si inizia l'iter procedurale e quando deve essere chiuso, perché deve fare i conti con i conti dell'impresa, ma soprattutto deve fare i conti con il mercato. Nota, assessore. Assolutamente, sono d'accordo con Volpone. Eh, nei primi sei mesi di attività della nostra nuova giunta regionale eh, abbiamo assunto due impegni forti. Quello della eh, redazione del nuovo piano di sviluppo rurale, perché ricordo a tutti che il PSR andava presentato il 22 di luglio. A Bruxelles, purtroppo non era assolutamente pronto il piano, ci siamo dovuti mh, mettere al lavoro immediatamente insieme a tutti. Voglio ricordare l'impegno di tutti i portatori di interesse del mondo agricolo. A metà dicembre abbiamo presentato il nuovo piano di sviluppo rurale. Su questo stiamo lavorando, anche da questo punto di vista, con la riorganizzazione dell'assessorato ho tenuto presente le misure del PSR e eh, le varie attività del PSR, così come una riorganizzazione anche a livello burocratico con una serie di misure che stiamo mettendo in campo. Inoltre ci siamo impegnati per evitare il disimpegno. Nel 2014, a luglio 2014 ballavano 30 milioni di euro che sostanzialmente dovevano tornare a Bruxelles perché la nostra regione non era riuscita ad organizzarsi. Per erogare e mettere sul campo questi fondi. Al 30 dicembre 2014 abbiamo azzerato del tutto il rischio di disimpegno, grazie sempre all'aiuto di tutti, quindi abbiamo erogato questi 30 milioni di euro a una serie di aziende e comunità agricole regionali. Adesso abbiamo un altro impegno forte. Quello di definire il PSR 2014-2020 e quindi avere l'approvazione definitiva, ci auguriamo tutti, entro l'estate e poi iniziare la fase dei bandi. Bandi semplici, bandi veloci, bandi che possono dare risposte immediate alle imprese tenute presenti. Quindi presumibilmente quando si potranno presentare le domande? Ma io mi auguro per l'autunno. Mm. Bandi che possono rispondere ai tempi dell'economia reale. E da questo punto di vista ci deve venire incontro anche il settore credito. Come diceva Maria qualche anno fa. Il settore credito è stato sempre la molto vedodura, vicino. Eh? La eh. In si questo momento, momento purtroppo il credito regionale non esiste più. Eh. Abbiamo le casse di risparmio tutte e quattro visto commissariate. Che è successo, no? Qui alla 30, Rimane solo no? eh, il sistema del credito cooperativo che a volte non ha la forza per intervenire in questo settore. Stiamo promuovendo una serie di incontri con l'ABI regionale ma anche con strutture. Sovra regionale, con i confidi dell'agricoltura affinché possiamo fare una rete virtuosa per stare vicino agli agricoltori che, certo, avranno gli aiuti del PSR al 40, 50, 60%, nel caso dei giovani, anche al 100%. Ma il 30-40, 50% sarà a carico dell'imprenditore agricolo, e, e molte volte, è una banca vicino. Certo e molte che... volte il credito, il sistema creditizio regionale, deve essere vicino all'agricoltura, che è stato sempre sostanzialmente un settore molto sano da questo punto di vista e per i rapporti bancari in maniera particolare. Questi sono gli impegni primari dell'assessorato all'agricoltura dell che svilupperà nel modo migliore possibile, ma grazie... E soprattutto alla collaborazione di tutti, Bene. delle organizzazioni sindacali, del mondo agricolo, del settore credito, perché solo insieme, come diceva Battaglia, noi possiamo raggiungere sfide e fare gol. Fare gol significa fare imprese, occupazione, giovani in agricoltura, attività economiche che possono dare risposte sia dal punto di vista economico ma anche, soprattutto, Bene. dal punto di vista sociale. Bene, grazie all'assessore. Allora, chiudiamo così come abbiamo <coughs> aperto con Maria José Morasa dell'azienda agricola Gioia di Valviano e di cellino. Intanto la curiosità si sì, vende presso i gas, vende al mercato contadino, ma anche la vostra azienda a mire come dire, o riesce a piazzare i propri prodotti al di fuori della regione? La nostra azienda per quanto riguarda i formaggi non ha interesse né voglia a piazzare i prodotti al di là della nostra regione, visto che noi pensiamo che c'è un territorio che ha bisogno di mangiare, abbiamo 70 capre. E quindi quando ci sono arrivate delle proposte, noi abbiamo preferito scommettere sul, sul territorio. Sul territorio. Per quanto riguarda l'olio è un po' diverso, perché comunque noi consideriamo che a Milano non hanno l'olio e quindi mm -hmm. per forza lo devono mm -hmm. comprare da un'altra parte. E quindi io lo spedisco, anche se questo significa chilometri e inquinamento, comunque va fatto perché loro non c'è. Va vanno. venduto lì. Mm -hmm. eh, quindi producete, abbiamo detto formaggi, avete le capre, quindi i formaggi caprini, l'olio. Sì. Quest queste sono le cose. E produzioni. il miele quando ah, le api. Decidono di farlo, intanto in pollina non va bene così. Va bene. Io vedevo che prendeva punti, però. Sì, prendeva eh. punti. Uno, volevo riprendere la questione del credito. È, è un vero problema, è veramente inimmaginabile per chi non sta in questo settore. Mm. Perché anche noi abbiamo avuto degli aiuti, tanti aiuti. Quando arriva il PSR, l'agricoltore magari deve finanziare il 30%, ma deve anticipare il 100% degli aiuti. È molto difficile farlo da soli, non, è, è impossibile. Noi abbiamo avuto, malgrado il fatto che l'attività fosse avviata da tanto tempo, era un'attività sana, e abbiamo avuto difficoltà a avere credito. E ci ha aiutato anche qui la rete dei cittadini responsabili, ci ha aiutato la banca etica che ha sede a Pescara in Abruzzo. E loro, perché facciamo biologico e lavoriamo in un certo modo, ci hanno dato il loro credito. Loro vi, abbiamo... sì. vi hanno vi, sì. vi hanno dato il credito. Loro hanno fatto un bilancio economico e hanno fatto anche un bilancio sociale e questo bilancio sociale forse mancava ad altro tipo di banche. Di banche. E volevo solo concludere se sì, mi chiedeva prego. cosa chiedere o che messaggio. Esatto. Ci sarebbe da fare una riflessione un po' più generale, i politici chiedere, sì ma questo, questo che sta avvenendo, cambiamento climatico, forse anche noi, tutti noi, ci entriamo un po'. Non e so sì. se abbiamo sì. tempo. No, siamo in conclusione. Eh, nel concreto, adesso, nell'urgenza, questi interventi sulle strade che si fanno, per favore non fateli. Solo nell'immediato, non fateli per chiudere il, il buco perché fra un anno siamo di nuovo sì. lì. E avrete spesso dei soldi, dei soldi di tutti i cittadini e noi dovremmo comunque andarcene. Bene. Abbiamo detto tutto. Direi di sì. Va bene. Grazie, grazie a tutti voi, a telespettatori, grazie all'assessore regionale all'agricoltura Dino NoPete, a Roberto Battaglia, Presidente della CIA di Teramo a Massimiliano Volpone, direttore della Coldiretti dell'Aquila e Terra, a Maria Cosè Morasa dell'azienda agricola Gioia di Valviano di Cellino. Torneremo a parlare dell'agricoltura, magari faremo passare un po' di tempo, così andremo a chiedere all'assessore se magari saranno rispettate tutte queste cifre che abbiamo fatto e se si saranno calate poi sul territorio questi, questi fondi, questi finanziamenti. Grazie, grazie a tutti, buonanotte, arrivederci.